Eccoci qui, signori. Big Luca dalla sua suitina. Stiamo per andare in piscina, siamo in vacanza. Io e Donna, che potete vedere alle mie spalle in tutta la sua beltade. La mia mascherina dov'è? È lì sul trespolo. Ok. Mettetevi, signori. Ultimo live. Ultimo, visto che domani scadono tutti i bonus di rana nera, ma non ce la dobbiamo mettere, io non me la metto. Io ce l'ho, no, dammela, te la porto. No, vabbè, me la metto in tasca. Adesso ce l'hai il portafoglio? Il tuo, il mio? Il mio? Sì. Il mio sì. Ok. Tanto paghi tu. Ciao ragazzi, come andiamo? Allora, signori, siete entrati in rana nera, rananera.com. Una sbordellata assurda di persone sono entrate. Ah, ok. Domani scado di bonus. In vacanza ragazzi, sono sempre in un the address. Siamo venuti qua, abbiamo trovato. C'è Donna che trova le promozioni cheap. Ecco qua. Al 3 dobbiamo andare. Dobbiamo andare L3. L3. Pulse. No, Pulse è quella l'1. Quella per i bambini. Scusate, abbiamo un momento di indecisione su dove la piscina. Ci ha detto che porta per i bambini. Il 3. Allora andiamo al 3. Eccoci qua, signori. Vi ricordo che domani a mezzanotte scadono tutti i bonus di rana nera. Il corso intervista esclusivo con Dan Kennedy di ben 2 ore. L'intervista con Alfione. L'intervista Spa Fitness, no, Club Lounge. L'intervista con John De Martini. Ah, abbiamo dei feedback sull'intervista che mi ha rilasciato John De Martini, pazzeschi, le persone stanno esplodendo il cervello. E anche modestamente sulle mie 2 ore di lezione sul mindset avanzato. Quindi, ragazzi, la membership a pieno regime, entrate come veterani adesso. E perché se lo fate entro domani, la membership resta aperta, potete continuare ad entrare, il fatto è che vi fottete 6-8 ore di bonus assurdi, c'è anche il dietro le quinte del TTA, quindi come abbiamo organizzato quella riunione lì, ragazzi, è tanta roba, come la mia azienda ha organizzato l'offerta della membership, quindi tutti i ragionamenti, perché a questo prezzo, quali cose volevamo ottenere, quali cose volevamo evitare, come sta rana nera è stupenda, si sta piacendo tantissimo, ragazzi, una cosa, mostrate apprezzamento al team di Big Luca, perché senza un'infrastruttura seria, un team con i controcoglioni, non si può mettere in ballo una roba simile, cioè non si può fare. Ma che bel posticino. Thank you. Yes. Eccoci qua. Thank you again. Dai. Funziona. È malissimo, dai, qua la situazione. Per la bambina più piccola è più grande. Più grande. La cascata. Ovviamente. Come ti sbagli, no? E siamo qua a farci una piccola vacanziella prima del mio rientro in Italia per il mio mastermind lucro suburbano. Dove ci mettiamo? Poi lì davanti. Lì davanti va bene, no? Yeah. Ma va bene, ok. Quindi offerta piaciuta tantissimo. Domani a mezzanotte scadono i bonus. Qua non si fuma. Vabbè, fumeremo qui. E noi fumiamo, non volevamo dire. Io direi già pigna colada manetta. Yeah, 3 times. Minchia, ancora la temperatura ci volevano prendere. Mamma mia, oh. Mamma mia, oh, come sto. Scusate, fatemi entrare in piscina, sennò perdo il posizionamento. Questa è la mia sdraio, cosa vuoi? È la mia? E scusa, è l'asciugamano? Adesso arriva. Ah, ok. Ok, quindi ragazzi, abbiamo 2 ingressi. Quella matricola prevede le lezioni con i miei coach sul copywriting, sull'online marketing, sia sulla parte tecnica che strategica, e avete comunque incluso lo spoiler box.
Che cos'è lo spoiler box? Lo spoiler box sono 30 minuti, 40 minuti, 20 minuti, dipende, di contenuto di altri corsi anche del protocollo Kennedy, che voi potete vedere in modo da vedere se vi piace e potete ottenere delle informazioni, ok, esclusive di corsi che non avete. Vabbè, io entro, che mi rinfresco. Ciao, scusate, facciamo picciula e ritorniamo agli antipodi, ragazzi. Ma è fredda però, la piscina. Cioè, io ho freddo. Io ho pina colada. Ok. Non avevi smesso di fumare big? No, smetto quando vado in America. Cioè, si parla di freddo però qui. Ma non è riscaldata questa piscina? Adesso gli faccio il culo. Stiamo scherzando. Excuse me? The pool is heated or not? The pool is not heated. It's a control, temperature control. 29. Ok. Va bene, signori. Quindi, bonus scadono domani, ragazzi, entrate. Sarà l'unico modo per restare in contatto con me, per ricevere le mie lezioni avanzate e che vi porteranno a un livello completamente diverso. La membership veterano trova la sua espressione in chi già sta andando benino, in chi comunque qualcosa già sta guadagnando, e affrontiamo, minchia fa freddo, degli argomenti in modo specifico, in modo avanzato. Anche chi ha avuto modo di vedere già le lezioni del primo mese si è reso conto del livello, cioè sono tutte quelle cose che uno si chiede, ma dalla gestione del denaro alla delega, al time management, alla gestione della cassa, a strategie di marketing avanzato, a tutta una serie di cose che esulano, ragazzi, dal dove fare click. Dove fare click, sono in punta di piedi e mi sto ghiacciando le balle, ragazzi, bruttissimo. Sapere dove e come fare click è importante, ma ovviamente vi porta solo fino a un certo punto, ok? Quindi abbiamo i due ingressi, ce n'è per tutti, però chi già sta guadagnando un pochino, chi vuole essere seguito, chi non vuole informazioni banali, entri livello veterano. Livello matricola avete meno, ma comunque di assoluto valore. Chi non mi conosce, vuole un po' pucciare i piedi, va bene, l'ingresso a 99, non per questo mese, ragazzi, perché praticamente potete ottenere 16 ore di contenuto a 347. Quindi il discorso è, almeno questo mese entrate a 347, poi al massimo fate il downgrade, ma non lasciate i bonus sul tavolo per risparmiare 200 euro, perché non è così che funziona. Membership veterano eccellente, non vedo l'ora che esca domani l'intervista di Kennedy. Domani esce l'intervista di Dan Kennedy. L'intervista con Alfio è allucinante, sei un grande big. Big, bellissime le frecciatine che hai lanciato nell'ultimo video. Ma non so veramente a cosa tu ti stia riferendo. Sono frecciate, ragazzi, sono robe vere. Ok. Feedback sono stupendi. Sinceramente oltre le nostre aspettative. Fa sempre piacere, chiaramente, andare in over delivery. Quindi contenti di darvi qualcosa anche che vi piaccia oltre che vi serve. E le live non saranno live su Facebook, saranno live su un software che è integrato a Katanga, quindi solo chi è parte della membership potrà entrare, la registrazione sarà automatica e per la sezione veterano sarà una vera e propria consulenza, quindi le persone possono intervenire live con la videocamera, ci parliamo. Ragazzi, il mio tempo è estremamente prezioso. Va bene su YouTube do contenuto gratis, non voglio regalare perle ai porci, non voglio dare supporto a chi non paga, perciò la membership è un modo che abbiamo trovato di rimanere incredibilmente profittevoli e darvi un sacco di valore per un prezzo che non dovrebbe essere un problema per nessuna persona seria. Un'altra cosa, 347, sono 12 euro al giorno, ok? 13 euro al giorno, cioè un caffè bevuto in meno e un panino portato da casa, anche per chi ha difficoltà, strettezze, anche se non è il target della membership, quindi semplicemente a 347 stanno entrando. Sono felice di riportare che se prima li avevamo quasi tutti, con la membership li abbiamo tutti, eccetera.
quindi sta entrando persone che hanno già le loro attività a vari livelli, sia fisiche che non fisiche. A 99 praticamente non è entrato nessuno, perché ovviamente almeno questo mese qua è entrato a 3,47. Intervista con Alfio De Martini, la parte sul mindset me la sono tirata tutta ad un fiato questa notte, roba di un altro pianeta. Come obiettivo ci siamo messi io e la mia compagna, che un giorno vogliamo offrirti una cena per sdebitarci di tanta roba. Big grande Sante, studiate, applicate, non mollate e continuate a studiare e applicare. Ecco ragazzi, per chi vuole entrare solo un mese e poi lasciare perdere, va bene, vi chiappate i bonus e fine. Questa membership trova la propria espressione non nell'opportunity seeker di un mese, cioè ve lo dico, se entrate un mese nella membership non è che il mese dopo siete ricchi, ve lo dico già prima che entriate, e trova la sua espressione in una continua ripetizione di vari argomenti congruenti presi da varie angolature con il supporto. Ok, il prezzo per la membership eterna rimarrà sempre a 3,47, oppure fra qualche mese aumenterà. Daniele, giudicando dall'ammontare di il numero di persone che stanno entrando, questa era una, poi un giorno magari farò una lezione dedicata a come io ho pensato la membership insieme al team. Avete visto il dietro le quinte del TTA, che mi sembra abbastanza interessante. Una delle cose che avevo detto è che siccome noi siamo noi, potremmo creare anche una membership che costa di più oltre a quella 3,47. Calcolate che, nonostante non vogliamo quantomeno per ora rivelare i numeri dietro la membership, perché sinceramente non è un nostro goal per adesso, non ne sono entrati 2-2, diciamo, ecco, giusto per chiarirci, quindi potrebbe un aumento del prezzo, potrebbe essere dietro l'angolo. Non la vogliamo chiudere, ecco, no, questa è un'altra cosa, non la vogliamo chiudere, ma potrebbero esserci dei momenti in cui chiudiamo l'ingresso alla membership. Organizzativamente c'è Katanga in copertura, che è integrata, che è organizzata, eccetera, però a volte potremmo dover chiudere o voler chiudere addirittura l'ingresso a Rana Nera. Una cosa è che il prezzo ci permette di limitare, non li vogliamo dentro tutti, cioè le teste di Kaiser possono rimanere fuori, quindi non è neanche detto che rimanga sempre aperta. Per adesso non abbiamo una data di chiusura degli ingressi di Rana Nera. Domani scadono i bonus pazzeschi, sinceramente io lasciare sul tavolo l'intervista con John De Mar- avete visto ragazzi le informazioni di John, la mia lezione privata, la lezione di Dan, il training del TTA, i buoni che vi entrano, i punti su Katanga, eccetera, per ripagare 200 euro non lo considererei intelligente, e probabilmente se dovete fare così siete fuori target. Però non la chiudiamo, ma potremmo chiuderla nel futuro, quindi poi chi vola anche il prossimo mese entra, si perde i bonus, già tantissima roba. Comunque fate conto che nella versione veterano, per esempio, ogni mese avrete due ore e mezza, più 3 ore, sono 5 ore e mezza, più i live, sono 10-12 ore ogni mese di contenuto interattivo, frontale e mix nella versione veterana, quindi è un corso al mese. Vabbè, qualche domanda ragazzi? Big, ma a che piano sei? Che te ne frega? Sarai mica nello stesso hotel? Sono in piscina al terzo, no? Se avete delle domande chiedetemi pure, e poi non farò più live in pagina. Ma qual è alla fine lo yacht più grande del mondo di De Martini? Si chiama The World, il mondo, The World, ok signori. C'è mio amore che sta entrando in acqua. Entra amore, lì con le mani sui fianchi. Non ti sto registrando, eh? Non è riscaldata, ha detto una cazzata. Non è riscaldata ed è all'ombra. Naike live, brava Naike, non lucrare, guarda Big Luca live. Io il mio TTA ormai non lavora neanche, sono così ricchi che non lavorano neanche più. E vengono nel live e mi fanno vedere che sono live e non chiudono. Guardate la mentalità. Dai, domande ragazzi, no chiudiamo. Ok, quindi penso che dopo questo live ci vediamo nella membership.
non ho più i canali social, devo entrare con l'account del mio assistente qui su Facebook. Ricordo che i live nella membership saranno esclusivi e non su Facebook, che sono delle vere e proprie consulenze, eccetera, eccetera. Ragazzi, andate a vedere l'offerta di Rana Nera. A vedere il Burj Khalifa così, Aspetta che glielo facciamo vedere. Sì. Non è male, dai. È il califa importante. Ciao B, confermo, Rana Nera è il top. Ragazzi, è una membership esclusiva della Madonna, non è una banalata così. Va bene, quindi rananera.com, avete tempo fino a domani a mezzanotte per ciapparvi 16 ore di contenuto, 347, e poi ogni mese vi verranno erogati contenuti e supporto incredibili, gente seria vogliamo, ok? Quindi se volete entrare e capire dov'è il tasto magico del Pixel, non ce l'abbiamo, lo diciamo subito, così almeno. Ma sta pigna colata? Arriva. Ma non la puoi bere dentro? Ma io se voglio lo faccio. Ma cosa vuoi dire? Dico, I am Big Luca. Mi sbrodoli tutto. Ma cosa vuoi che mi sbrodoli? No, comunque la piscina di casa nostra è a 29. Cioè questa non è 29. Vabbè, però. Però è piacevole, dai. È piacevole, però. Abbiamo preso una suite di 110 metri upgrade, costano un Kaiser. Secondo me c'è tipo una crisi assurda. Adesso esce un articolo, Big Luca che si vanta Big di pagare Luca poco. Che si vanta di pagare poco. Ormai siamo persone parche, morigerate. Con budget. Con budget, assolutamente. Anche oggi al worker che ci sta rifacendo le mura praticamente, gli ho detto abbiamo un budget abbiamo questo un budget, mese. Non è che possiamo sforare, qua c'è la capitalizzazione. E se aumenta il capitale, ragazzi... Aumenta il capitale. Vuol dire paese che vai. Vabbè, voi dove siete? In vacanza anche voi? Ma quando è che si rinizia a lavorare tipo in Italia? Si è già riniziato, mi sa. Le scuole di solito iniziano la terza di settembre, è una settimana prossima. Ah, per chi viene a Lucro Suburbano, il mastermind, dovreste ricevere tra oggi e domani quello che è. Location, regole, leggetele per favore, modus operandi e cose che dovete sapere per il mastermind. Congratulazioni a chi c'è, e per chi continua a scrivere, voglio venire, poi un'altra cosa, abbiamo scartato, no, spieghiamola sta cosa, persone nella stessa nicchia, ok? Siccome abbiamo dei leader di mercato, immaginatevi anche quali sono, alcuni al mastermind, alcuni non vengono, per tutta una serie di ragioni, e non possiamo avere persone nella stessa nicchia a meno che la persona che ha già pagato ed è già presente nel mastermind non acconsenta, per non mettere le persone una contro l'altra. Ora nel mastermind sarebbe bene avere persone anche della stessa nicchia, così se a loro va bene ovviamente. Quindi questa è la spiegazione, quindi bravi per esserci entrati. Ve lo anticipo, saranno 2 giorni di fuoco bomba. Non avete mai passato 2 giornate così, perciò preparatevi. Comunque leggete tutto, poi ve lo passa al vostro venditore o quello che è. Le scuole ricominceranno, il lucro non si ferma mai, ci mancherebbe. Ciao Big, ma è ancora disponibile opzioni light per mentecatti? No, mi sembra che l'abbiamo rimossa. Io ho dato ordine di rimuoverla, dovrebbero averla già rimossa. Presente quando uno scrive guardate che stiamo facendo una prova 600 ma non durerà per sempre, la gente non ci crede, è così, poi uno la toglie, no, non c'è più, l'abbiamo rimesso minimo a 1200 perché non andava bene a 600, era una prova nostra interna, ma no. Ragazzi, è l'ultimo live di Big Luca su Facebook, non so se ve ne accorgete, se avete delle robe da chiedere. Poi ragazzi, membership, corsi, pecunia. Non olet. Mi chiama lo zio, come è definito? Ragazzi. Guarda la ragazza là che ha addominali, che ha. Si sta spalmando. Ho la visto crema. Prima lei, ma non te lo volevo dire. Porca non potevo vacca. Dire. Quasi che... quasi gli vado a chiedere come si allena. Sì, ma a me non piace. Magari sono risultati. Saranno risultati, ma è tutta. Io mi alleno 3 ore al giorno, ma arrivare così. Ma sì, ma è anche è un'altra genetica, amore mio. Cioè, come quando provo a ridurmi il pisello, ma se ce l'ho grosso, ce l'ho grosso. Cioè, non è che può. No, ma così no, troppo secca. A me piace. Va bene, parliamo dopo. E cosa comprende l'opzione a 1200? Stefano, c'è una. No, è vero, no, hai ragione tu, perché adesso c'è il redirect. Hai ragione tu.
La versione a 1200 include il corso online marketing per mentecatti 2.0 senza la collezione di live fatte nei due anni precedenti. Comunque hai tutto il metodo mentecatto, incluso anche di finanza personale, Google AdWords, parte tecnica. Il metodo mentecatti ce l'hai tutto completo a 1200, non c'hai il paccone. Hai un corso completissimo di 40 ore, quelli che sono, è il metodo mentecatti, quindi puoi tranquillamente, perché vorrei entrare su Rana Nera e approfittare per acquistare anche un altro corso. E fai solo bene, ragazzi, chi sì, ma a me non piace, no ma dico sul serio, non mi piacciono le donne con gli addominali, se permetti, ognuno piace quello che piace. A me sì, no, troppo con gli addominali di fuori, no. Chi entra in Rana Nera ha uno sconto per comprare un altro dei nostri corsi entro e non oltre il 30 settembre, ok? Quindi approfittate di questa cosa, perché se entrate in Rana Nera avete ricevuto altrettanti punti per scontarli da un altro corso. Quindi se volete fare la spesa, questo è il momento giusto per farla. Se non la volete fare, non fatela. Ok, quindi approfittatene. Ricciardi, tu stai lucrando o no? O perdiamo del gran tempo? Io ti dico che si sono... la pigna colada arriva. Io sono a dieta ferre, ragazzi, due giorni che sgarro, porca miseria. È venuto qua, no, era a dieta ferra prima che arrivasse qua. Ho detto qua, una coppia di nostri amici, cazzo, quando si esce si mangia e si beve dei lupi. E ieri sono venuti a cena da noi, scaloppine, patate, vino. Oggi siamo in vacanza, cosa facciamo? Non bevo una pigna colada, secondo voi? Big Luca non beve una pigna colada? Dai, non ci crede nessuno. Altre domande, ragazzi intelligenti? Fatemi vedere tutta la vostra intelligenza. Pigna colada e addominali non vanno molto d'accordo. Ma tu ci ridi, mi si cominciano a vedere i primi pubetti, quelli alti. Non scherziamo, ragazzi. Tutti dicono che mi trovano dimagrito, sono in forma smagliante. Invidiosi, oh. Scotta però il pavimento. Allora, aspettate che facciamo. Perché la maglietta è lì? Adesso l'ho messa io. E lo so che ce l'hai, lo so, io l'ho messa sul tavolino. Tu avrei detto, cosa ci fa sul tavolino? Ci va sul tavolino, perché sennò si bagna, ok? Dai, facciamo... Una megera. Facciamo questa. Banana raspberry smoothie. Ah, boh. Signori, alla salute. Si vede. Vabbè. L'ho fatta fare alcolica. Sì, sì. Cherebbe la pigna colada alcolica. Sì, no, qua te lo chiedono. Sa mai che un arabo gli porta una roba alcolica. Comunque si vede che sei dimagrito. Bravo Giuseppe, una leccata va sempre. Io tra bonus dei 3,47 punti accumulati mi sono portato via pregiudizio a 24,50. Meno di un libro di danni. Ma ecco cos'era quella transazione. Sai, Marco, sai che io l'ho vista, l'ho segnalata. Ho detto, ma sta roba qua è normale o ci stanno scammando? Perché ho visto, mi ho detto, cos'è che vendiamo a 24,50? Grande, hai fatto bene. Vedi, tu accumuli punti, poi c'hai corsi. Piscina del The Address, sì. Gianluca, ciao, come stai? Bella fresca la pigna colada, bella fresca, sì. Bella fresca, frescante. Bella fresca. Com'è la tua, amore? Ottimo, è un frullato di banana, raspberry e blueberry. Quando il Big scomparirà del tutto dalla vista dei comuni mortali, potrò dire io lo seguo da quando faceva le dirette dal bowl. È vero. È stato bellissimo, 2 euro di commissione per Edoardo. E 0 lucro per me, direi. Però va bene anche così. Amore, sai che ci hanno rubato un corso? Cioè? Ci hanno rubato un corso. No, sono soldi che dovevano arrivare a me. Spiega un po'. A te arrivano comunque. Accumulando i punti hanno preso un pregiudizio a 24 euro. Che differenza c'è tra un mindset di non mi basta e voglio sempre di più e un mindset di abbondanza? Una cosa può essere esclusiva dell'altra, in quanto tu potresti volerne sempre di più perché hai paura che finisca. L'abbondanza in realtà è ce n'è per tutti, tanto sempre. Il mindset della scarsity lo puoi avere anche se fai un sacco di soldi, cioè ho paura che finisca. L'abbondanza è so che non finisce, che ci sarà per sempre.
può andare a braccetto con quindi ne voglio sempre di più. Bisogna vedere poi nei tuoi comportamenti come viene espresso, ma il ragionamento lungo da fare. Ultima diretta davvero. E poi a parte la membership, ragazzi, beh, fine. Adesso sto facendo che siamo in lancio, ricordo che c'è il lancio, spiego, rispondo a due robe. Non c'ho neanche più social, non so se vi siete accorti. Io faccio, non ho neanche l'app, la devo reinstallare ogni volta la pagina e entrare col profilo del mio assistente. Non ho profili social, non ho Insta, non lo vedo e non lo voglio vedere. Chissà, guarda, io mi ci gioco la testa che qualcuno ha già lanciato i tre checchi viola, i cavalli arancioni, cioè non c'ho voglia di vedere queste robe. Grazie per aver dimostrato apertamente in questi 2 anni e mezzo quello che è possibile fare e diventare se si lavora bene con impegno. Non c'è di che. Come gestire emozionalmente. Allora, aspetta. Come gestire emozionalmente un conto in banca che sta andando giù e la paura di finire i soldi? È difficile. Emozionalmente non lo gestisci, ti metti a produrre altri soldi. Se li sai produrre, prima o dopo farai qualcosa che funziona e che ti fa riarrivare soldi. Comunque la paura del conto che va giù e il fatto di ritrovarsi senza soldi latentemente ce l'abbiamo tutti. Cioè, non è una bella sensazione vedere il conto che sta in caduta libera. Cioè, sei in caduta libera per un motivo, sensazione provata, quindi parlo per esperienza, non è proprio idilliaco. Come ti è venuta l'idea di lanciare il tuo business di formazione? Quali sono stati i primi passi mossi? Entra nella membership, chiedimi nella membership, ti rispondo nella membership. Sei stato uno dei pochi che ha spiegato le cose come stanno, se si vuole fare la grana online. Stima, grande. Tra 5 minuti ho il mio primo meeting al telefono con un potenziale cliente. Cosa mi consigli? Di non cagarti addosso. Come si gestisce lo stress nel business? Entra nella membership, fai la domanda, ti rispondo nella membership. Cazzo, figa aver creato la membership. Adesso posso dire entra nella membership. Mamma mia, che business che siamo. Come mai l'ha chiamata Rana Nera? Chi ha deciso di chiamarla così? Idea mia. Comunque, a parte gli scherzi, i contenuti dei tuoi corsi di Dan mi hanno permesso di avere, per quanto piccoli, risultati costanti che non avrei potuto avere da solo. Tra pochi mesi aprirò la mia SRL e chiuderò la partita IVA. Bravo. Bravo, ragazzo. Ma un assaggino di formaggio e salame? No, ma tu vuoi prendila. Amore, ma non ci sarà. Dici che c'è? Sì, lì c'era almeno. C'erano anche i cold cuts. No. E magari non c'è il prosciutto. Il prosciuttino. Però ci sarà il sushi, ci saranno i formaggi. No, vabbè. Tenderei di salire dopo cenare. Io ho il massaggio prenotato alle 7. Massaggio prenotato alle 7. Scrivo subito la domanda, grande. Tanto abbiamo il live, cos'è dopodomani? L'11 abbiamo il live, quello per le matricole, e poi abbiamo tutti quelli dei veterani. E li mangiano patatine fritte, fedi, fraghi. Va bene ragazzi, noi saremo in vacanza, quindi ci dovremo anche rilassare. E fare un live su Facebook non è rilassamento, lo posso assicurare. Quindi, a meno che non abbiate altre interessantissime domande per Big Luca, ma non è male sto posto, dai, guardate. A meno che non abbiate altre domande. Sei in vacanza, sei in staycation. Queste sono le idee di donna che trova tutte le offerte. Praticamente siamo in una suite da 110 metri in un hotel di lussissimo. Tra l'altro è uno dei più costosi qui in downtown. Stiamo pagando meno di 300 euro a notte per una suite di 110 metri. E a Milano con la stessa cifra mi danno forse 45 metri. Poi uno non ci vuole tornare. Bigone con 1.5 tra capi in media mensili più cuscinetto in banca di almeno un anno. Mi sento troppo tranquillo. A questo punto mi viene difficile fare di più. Consigli secondo te? Grazie. Sei povero in canna, Fabio. Cioè... se fai 1.5-3k in media mensile, massimo che hai via di un anno sono 36k, cosa vuoi permetterti? Non ti puoi comprare niente, vai a lavorare. Meno di 10 milioni sei povero, ti voglio più vedere, vai a lavorare. Mio BTA mi ha proposto di dividere, nel caso entreranno anche loro nel gruppo Rana Nera. No, glielo devi chiedere a loro, perché probabilmente la tua situazione è un po' diversa, devi chiederlo al tuo... Ragazzi, io non so cosa vi dici? Voi avete la sensazione che io conosca tutto e
cioè quello che tu ti dici col tuo VTA non lo so, è tra te e il tuo VTA, loro hanno l'autorità e l'esperienza per prendere alcune decisioni, ma non è che tutti mi dicono ho parlato con questo e mi ha detto che loro decidono. Quale paradiso fiscale in Europa consigli per aprire un SRL? Dipende per fare cosa e che cosa devi fare. Per fare affiliate marketing, online marketing, non è la stessa roba. E dipende da dove risiedi, cioè se tu risiedi in Italia la puoi aprire dove vuoi, ma sei tassato, almeno non hai soldi in Italia, io non l'aprirei in Europa. Apri nel Delaware, nel senso Europa, Ungheria di solito si usa. Altre domande? Sì, però ho completamente il sole in faccia. No, non vedo un Kaiser. Inutile. Volevo chiederti per uno che vuole fare uno dei tuoi consigli, sì, qual è quello più appropriato secondo il tuo punto di vista? Online marketing per mentecati e info marketing per babuini. In Ungheria quanto pagheresti di tasse con il tuo business? E dipende anche lo zero. Io se risiedo a Dubai posso fare un holding di Dubai che partecipa alla società ungherese. Dipende. Faccio dropshipping a 18 anni, ma ho una sensazione di scarsi del fatto che possa finire l'era del drop. Fai bene. Ho come l'impressione inconscia di dover passare in fretta ad un private. È una mia paranoia, è legittimo. Poi un'altra cosa, il passaggio non è per forza dropshipping private label, eh? Anche il private label non è che sia il santo graal, cioè lì è un po' diverso, non è... Vabbè, comunque sicuramente meglio del drop a livello di longevità. Cioè dropshipping non è che sia proprio stabilissimo. Paesi dell'est Europa come Romania e Bulgaria, come li vedi a livello di tassazione? Vanno bene. Ragazzi, meglio dell'Italia è tutto. Non c'è un paese che stia messo peggio dell'Italia per la tassazione delle aziende. Forse la Francia. Cioè non... Io ho studenti in Italia che, guarda, sono in delle situazioni kafkiane, anche perché incontrano... Se io trovo, ragazzi, io vi becco... Ecco, tanto sto live qua... Ragazzi, voi che sapete chi siete, potete per favore smetterla di dire alle persone di aprire le holding in Italia per risparmiare sulle tasse? Ve ne prego, perché poi mi arrivano da me, sono in difficoltà e passiamo la consulenza. Posso io parlare di online marketing, parlare di fiscalità, ma non è il mio lavoro. Io non posso rimediare anche ai vostri casini. Ma è tanto difficile cercare competenza in questo mercato. Perciò, per favore, sappiate, ok, che mettere sopra le SNC, le SRL, poi le holding partecipate da altre due holding, ed è tutto in Italia, ed è tutto un holding, non è un sistema intelligente. Hanno tutti i soldi bloccati, non gli aprono i conti e comunque non risparmiano sulle tasse. Perciò se potete per favore finirla voi altri, mi fareste un favore, ok? Se voi lavoraste con competenza, Big Luca potrebbe anche spedire clienti a voi, perché comunque gli serve. Ma siccome siete degli ignoranti che fanno stronzate, che vogliono semplicemente lucrare facendo fare holding inutili in Italia, non mi piacete e voi sapete chi siete. Basta, ok? Perché sono tutti disperati, ma è difficile, tanto un holding è un holding, fatti gliela aprire da qualche altra parte. Fate i fiscalisti seri, non le teste di minchia. Che cazzo. Poi mi fanno arrabbiare certe cose. Le holding in Italia partecipate da altre holding. Ho sentito delle storie assurde. Com'è possibile vendere prodotti fisici tramite marketing? Compra il corso, Salvo. Entra nella membership. È proprio... Ci sono i corsi apposta. Vai su rananera.com, veterano. Mi pare possibile, ma se vi pare logico che io debba fare delle consulenze private, spiego le robe fiscali, ma che cazzo? Guarda tu, le holding in Italia per risparmiare sulle tasse. I fiscalisti, devo ribadire, i fenomeni, cazzo. 5 holding in Italia. Peci. Perdere, guarda, e poi divento nervoso. Papo, c'è incompetenza. Quando io vi dico che nel mercato ci sono gli incompetenti, non sto scherzando, a qualunque livello. Quando vi dico che a un certo livello è difficile separare il fumo dall'arrosto, o no?
molto difficile separare il fumo dall'arrosto. Nel mio caso tu ti sei accorta subito che io avevo tanto arrosto. Vittori, tutto fumo. Altre domande? Tu rientri, amore? Rientri in acqua? Giusto? Allora, fatemi vedere, scusate. 17.6, intanto qui sto lucrando, cioè nel senso, lucrando nessuno, ragazzi. Vabbè. Allora, se io ho il massaggio alle 7, posso anche rientrare. Nel Big Look on Air i membri del 347 potranno entrare anche in video. Sì, sì, certo. Sì, sì. Per fare le domande, 5 minuti, no, con la videocamera, una sorta di consulenza, una roba seria. Ho messo due di altri validi live nell'MP3, li ascolto di continuo, me lo consigli? Sì, devo vedere chi sono gli altri validi, perché valido è un concetto... Rana Nera può farmi partire proprio da sotto zero come competenza o serve altro? Allora, altro serve sempre, Salvo. Però sì, puoi partire da sotto zero. La cosa è, te lo dico subito, se ti aspetti di pagare un mese, toglierla e capire tutto e diventare milionario, non siamo giusti per te, non sei in target, però... Rana Nera, certo, è un percorso completo di erogazione mensile. Poi vorrai sicuramente approfondire ogni argomento con un corso verticale e specifico che vendiamo a parte. Però Rana Nera è una cosa assolutamente completa. Se che passare dal dopo al private, cosa consigli di passare? Io consiglio di capire meglio... Cioè, tu stai cercando un veicolo, un modello, mentre invece quello che cerchi è strategia. Il private label non ha, il drop non ha niente di intrinsecamente malvagio a livello di veicolo, ha dei problemi strategici, poi si può fare bene, si può fare male. Anche 7-Eleven fa dropshipping, cioè dipende però in che modo intendiamo il dropshipping. Anche un supermercato fa dropshipping, ma dipende di cosa stiamo parlando. Per quello non mi piace mettere i label, quando sento un label mi incazzo. Cambia tanto se una video 6 letter dura 20 o 30 minuti? No. Alla fine doppia CTA 2,97 strategy course. No, non cambia un cazzo. Cambia niente. RanaNera.com, ragazzi. Davvero? Accaparratevi tutto questo bene. Non abbiamo mai fatto un'offerta... Mattia, mettiti nei miei panni, perdonami. Tu mi stai dicendo se queste due persone vanno bene. Uno è uno studente privato, l'altro è uno studente privato e un amico. Cosa vuoi che ti risponda? Me lo devi chiedere live certe cose, comunque sì. Uno per il mindset e l'altro per ciò che insegna di tecnico va bene. Ti lascio immaginare chi dei due sono. Vanno bene. Però non mi chiedete, ragazzi, live cosa ne penso di questo, di quest'altro, eccetera, perché in generale non ho proprio... Altre domande? Altre domande, ragazzi? Se no, io vado. A vedere. Dove sei in barca? No, sono in vacanza. Sono in staycation, ragazzi, in un hotel con la mia donna. Lei prenota per 4-5 giorni, io la seguo. E tra la bassa stagione, il periodo di merda, i prezzi sono calati di brutto e quindi praticamente ci sono questi hotel che costano un cazzo e un barattolo e lei si diverte a trovare queste offerte. Io troverei mai, è pazzesco, tipo adesso suite da 110 metri meno di 300 euro. Altre domande?
Ragazzi, chi vuole essere seguito passo passo col supporto, le domande mensili, cosa faccio, è la membership, è esattamente il posto giusto. Come convinco mio padre a smettere di guardare quello schifo che vedo di solito sulla TV? Non devi convincerlo, te ne vai di casa e lo lasci nel suo brodo, non convinci tuo papà non si convince. Papà non si convince, ma la mamma. Non puoi convincere i tuoi genitori. Sai come avete risolto il problema di deliverability di Ancona Weber qualche mese fa? L'abbiamo risolto completamente e no, non lo so, però so che Caloni voleva fare una lezione o mettere dentro anche questo contenuto prima o dopo nella membership. In realtà probabilmente magari quello lo aggiungiamo anche a Mentecatti, per essere completamente sinceri. È stato risolto, non lo so come, perché se ne è occupato lui, però sì. Dopo che hai imparato, hai lucrato oppure no? Cioè, B, cosa pensi del metodo Lean per lanciare un prodotto? Non so cosa sia il metodo Lean per lanciare un prodotto, ragazzi, non ho idea. So che cos'è il Lean, ma il Lean per lanciare un prodotto non lo so. Razvan, perché tu mi provochi? Ho trovato rane nere persino in piscina, grande Stefano. Io auguro buona fortuna a tutti, Razvan. Ma non dipende né da noi né dalla fortuna. Everybody feels safe in love. Sarebbe molto utile, penso che apprezzato da tutte, la soluzione del problema di Weber. Sì. Ripeto, se ne occupa Caloni e poi... anche una questione di percezione, perché qui dove ho la mia attività con 3K viene visto come un ricco, mi sa che mi devo isolare di più. No, devi cambiare e aumentare il tuo stile di vita e andare dove ci sono persone che guadagnano di più. 3K al mese non sei ricco, 3K al mese è la sopravvivenza minima per un single, te lo dico sinceramente, eh? Cosa ti puoi permettere con 3K al mese oggettivamente? No, il fatto di dire sopravvivo e posso mangiare non è una bella vita. Se ne vuoi una, con 3K al mese, non... poi 1.5K, non ne parliamo. Incongruenza di chi vende il discorso di abbassare le tasse con le holding in Italia, alla fine alle holding all'estero. No, ma poi l'holding non abbassa le tasse? Cioè, è una cosa che non capisco. Non è che tu non paghi le tasse sul liquido che rimane nell'ho. Cioè, sono delle puttanate senza appello, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Ma vi sembra normale il concetto? Esatto, poi appunto uno dice, perché non te la fai in Italia? Domani acquisto, ho già parlato mio VTA, benissimo. Chi vende il discorso di abbassare, sì. Ok, va bene ragazzi, domani a mezzanotte scade l'offerta di rana nera con tutti i bonus eccetera. Entrate nella membership, non fate i ciula, ci vediamo dentro con le lezioni private, i live privati. Auguro buona fortuna e buon lavoro, buon lucro a tutti e che Dio vi benedica. Arrivederci.